Allora, benvenuti a tutti, o a qualcuno bentornato. Quest'anno, tra poco, sapete, la prima domenica d'Avvento, comincia il ciclo C dell'anno liturgico, che è dedicato al Vangelo secondo Luca. Vedete dietro un bel toro con un libro in mano, perché come vedremo, questo è un incontro un po' introduttorio, il toro è il simbolo dell'evangelista Luca. Voi avrete visto in giro qualche affresco, qualche cosa, ecco, angelo, leone, toro e aquila, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, sono i quattro evangelisti, che chiaramente ciascuno di questi simboli ha una sua ragione d'essere, e poi vedremo qual è. Questo è il Vangelo che ci accompagnerà nelle domeniche di tutto quanto l'anno che stiamo prestandoci a vivere, e quindi approfondiamo insieme il Vangelo secondo Luca. Questa sera avremo un incontro introduttorio di presentazione e poi vedremo insomma come accostarci a questo bellissimo Vangelo. Come sempre, alcune note introduttorie, anzitutto sull'evangelista. Chi è San Luca? Allora, San Luca è nato ad Antiochia di Siria, la Siria, la martoriata Siria, presumibilmente intorno al 9 d.C., sapete che queste date sono sempre un po' aleatorie, però, quindi era contemporaneo di Gesù, più o meno, e è morto intorno a marzo dell'84, ma il luogo della morte, alcuni dicono che sia Tebbe, altri dicono che sia Roma. Morto molto tempo dopo San Paolo, come vedremo. San Paolo è morto, è stato martirizzato insieme a San Pietro nel 64, secondo alcuni nel 67, massimo secondo altri, quindi sono circa 20-17 anni prima. Tutti sanno che San Luca era medico, penso che lo sanno tutti quanti. Grande discepolo di San Paolo, la cui predicazione sintetizzò sia nel Vangelo sia anche negli Atti degli Apostoli, dove tra l'altro descrive tutti quanti i viaggi di San Paolo. Ecco, sembra che voleva chiamarlo gli Atti di San Paolo, insomma, perché San Paolo da un certo punto in poi è il protagonista principale degli Atti degli Apostoli. Abbiamo dei capitoli che narrano l'ascensione di Gesù, poi la Pentecoste, poi gli inizi della predicazione, il primo discorso di San Pietro, il miracolo degli apostoli, la porta del Tempio, poi da un certo punto in poi vengono seguite, diciamo, i viaggi di San Paolo, fino a che San Paolo viene lasciato quando parte per Pozzuoli. Sapete che poi da Pozzuoli, passando per il Foro Appio qui sotto, è arrivato a Roma. Noi che siamo proprio in civili, a Foro Appio sotto c'è sta una stele che io l'ho saputo che c'era, cioè qualche tempo fa, insomma, e commemora il passaggio di San Paolo, no? Proprio, cioè che nessuno lo sa, nessuno la vede, insomma, per strada, no? Vabbè. Ora, chi sono i destinatari del Vangelo di San Luca? L'anno scorso abbiamo visto San Marco, no? I destinatari del Vangelo di San Luca sono i destinatari della predicazione di San Paolo. Da chi è andato San Paolo? San Paolo ha predicato alle genti, ai pagani, quindi a quelli che venivano dal paganesimo. Però San Luca non era un pagano, San Luca era un giudeo, viene dal giudaismo. Antiochia di Sira era una zona, insomma, a forte influenza giudaica, e fu convertito al cristianesimo proprio da San Paolo, secondo le fonti. Quindi convertito, ha poi cominciato a seguirlo. Era un uomo molto colto e intelligente, vedremo insomma che, come lui stesso ci dice, dovremmo concludere questa sera proprio con il prologo del Vangelo di San Luca, dove lui presenta lui stesso il suo Vangelo, e vedremo che ci dirà che ha fatto profonde ed accurate ricerche prima di mettersi a scrivere. Voi sapete che abbiamo Matteo, Marco e Luca, anche se oggi gli esegeti, come tutti i dottoroni, chi è stato a Manopello ha sentito quanto ci hanno sempre da chiacchierare i dottoroni, no? Io dico sempre che i dottoroni devono sempre tirare fuori qualche cosa di nuovo, se non se li comprano, capito? Quindi tutte le ipotesi più strane. Io ho sempre pensato, insieme con la tradizione, che l'ordine degli dei Vangeli, ma San Giovanni sicuramente è l'ultimo, d'accordo, sicuro, d'accordo. Matteo quasi certamente è il primo, non nella forma definitiva, che è quella che vedremo l'anno prossimo, quella in greco, ma abbiamo visto l'anno scorso il Vangelo di Marco nella forma concentrata più piccola che aveva scritto proprio agli inizi, e che era in aramaico.
Marco molto probabilmente è stato il secondo, San Luca è stato il terzo Vangelo, quindi si capisce, lo vedremo anche dal prologo, che non soltanto c'erano già in giro gli altri due Vangeli, ma c'era anche in giro un sacco d'altra roba. Voi sapete che parte dei Vangeli che ci sono pervenuti sono divenuti Vangeli apocrifi, il Vangelo di Giacomo, il Vangelo di, cioè che contengono alcune notizie che sono del tutto fantasiose, però alcune cose che sono anche vere, no? Cioè si chiamano appunto apocrifi perché la Chiesa non ne ha riconosciuta l'ispirazione, perché una volta che tu riconosci un libro ispirato vuol dire che dalla A alla Z quello che dice è parola di Dio, quindi non c'è sta un passaggio balordo, scusatemi insomma il termine, diciamo così, no? Ecco, quindi sicuramente San Luca vedremo che ha avuto anche l'esigenza di fare un pochino di pulizia e di chiarezza, perché cominciavano a circolare insieme a fatti storici e fondati anche qualche favoletta, insomma, no? E anche San Pietro nelle sue lettere dice: state attenti che noi non siamo andati dietro alle favole inventate, ma abbiamo la testimonianza, diciamo, rigorosa della vita di Gesù Cristo, della risurrezione di Gesù Cristo e della tradizione apostolica, quindi di quella che gli apostoli, e San Pietro ne era il primo, hanno poi trasmesso in suo nome. Questo lo so. Vedete bene? Sta a fuoco qua dietro, sì. Ci vedete bene? Allora, il Vangelo di Luca è profondamente incentrato, lo vedremo, sulla bontà e la misericordia di Gesù. Questo è abbastanza evidente. Se devi andare in mezzo ai pagani, che te vivono insomma come i trogloditi, in mezzo immersi, diciamo così, nel vizio e nella lontananza da Dio, devi mostrare anzitutto il volto misericordioso di Gesù. Perché Gesù è venuto, come scrive San Paolo, questa parola è sicura e degna di essere accolta. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori e di questi il primo sono io. Quindi questo è proprio l'intento chiarissimo, poi lo vedremo, no? Noi quest'anno, vedendo il Vangelo di Luca, adesso poi vedremo la struttura che è divisa in cinque parti, cercheremo di seguire un pochino, no? Però, come già l'anno scorso con Marco, per studiare in maniera sintetica, però possibilmente esauriente, un Vangelo, bisogna andare a vedere le parti proprie, cioè quei brani che si trovano solo nel Vangelo di Luca, perché è da quelli che tu capisci qual è, capite, il taglio ben preciso di Luca. Adesso lo vedremo già questa sera nella introduzione, no? Tra l'altro, dal Vangelo di Luca conosciamo i principali misteri della vita della Madonna: l'Annunciazione, la Visitazione, la presentazione al team misteri gaudiosi del Rosario. Non li recitiamo grazie a San Luca. Se non c'era San Luca, conoscevamo soltanto la nascita di Gesù, sapevamo qualcosa di San Giuseppe, perché l'evangelista di San Giuseppe è Matteo, ecco, ma l'evangelista della Madonna, quello che c'è anche lasciato scritto il Magnificat, è San Luca. E poi vedremo, cioè, come ha fatto a sapere, non è che ci vuole tanto insomma a capire, no? E poi lo vedremo, San Luca non parla solo della Madonna, ma parla anche delle donne. Le donne nel Vangelo di San Luca sono abbastanza importanti. Ecco, ma erano importanti per Gesù, ma San Luca lo evidenzia, no? Diciamo che secondo me San Luca è il Vangelo che piace più a Papa Francesco, detto fra me e voi, perché è il Vangelo che dove Gesù guarda verso gli ultimi, guarda verso i poveri. Sapete che le donne erano escluse, erano emarginate, quindi Gesù, quelli che non si fila nessuno si rifila tutti quanti, sicura, cioè proprio come atteggiamento di misericordia. Quindi può essere che mi sbaglio, insomma, ma ho questo serio sospetto, insomma. Quindi penso al Vangelo di Benedetto XVI, Matteo sicuro, insomma, ma Gesù che è un grande maestro che sale in cattedra e che spiega, no? Ecco, Papa Francesco e San Luca, insomma, che vedete come anche nei Vangeli, questo lo dico a mo' di battuta, ecco, ma perché dobbiamo comprendere che, boh, non mi va di citare un filosofo che è la negazione del cristianesimo, che è Hegel, no? Insomma, ma Hegel diceva sempre che il vero è nell'intero, lui lo diceva secondo le sue strambe posizioni, no? Però per noi dobbiamo fare sempre attenzione ad avere una visione mai fissa, d'accordo? Perché quando tu te fissi su qualcosa, vedi sempre una parte rispetto al tutto. Dobbiamo sempre avere, perché i Vangeli sono quattro? Cioè, un sacco di gente, ma perché i Vangeli sono quattro? Il quadriforme Vangelo, no?
Perché sono quattro, perché ciascuno ti mostra accentuandolo un aspetto vero di Gesù, ma tu il Gesù integrale, completo, perché se vedi solo Luca dici ah Gesù gli importa dei poveri, gli importa niente della predicazione, no non è vero, perché se tu vedi Matteo Gesù è un professore che capito che cioè, è molto attento alla dottrina. Capito? Te vedi San Marco, Gesù vuole soltanto mettere sotto i piedi i diavoli, d'accordo? E c'ha il segreto messianico perché gli ebrei non avevano capito niente. Te vedi il Vangelo di San Giovanni, Gesù è Dio, Gesù è proprio divino, insomma. Cioè, sono tutti e quattro messi insieme. Capite? Se tu ne prendi uno solo di questi qua, c'è una visione parziale, non falsa, ma capite? Quando poi tu vai sul parziale. Questo ve lo dico perché questi sono anche un pochino incontri un po' formativi, no? Quando si va sul parziale, si sbaglia sempre, lo sapete che gli eretici, tutte quante le eresie della Chiesa, hanno preso un punto, d'accordo? E ne hanno fatto l'assoluto, dimenticando tutto il resto, poi cadendo inevitabilmente nell'errore, capite? Ecco. Il toro, simbolo dell'evangelista. Allora, San Girolamo ha detto che secondo lui... il toro era simbolo del Vangelo di San Luca, perché come vedremo, non oggi, la prossima volta, quando studieremo il Vangelo dell'infanzia, perché staremo già in avvento, quindi siamo sotto Natale, ci abbuffiamo con l'annunciazione, con tutto, con la nascita, la visita dei magi, ma prima dell'annunciazione nel Vangelo di Luca c'è l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Zaccaria, al padre di San Giovanni Battista, al marito di Elisabetta. E chi era Zaccaria? Era sacerdote, tra l'altro stava facendo il servizio sacerdotale. I sacerdoti offrivano i sacrifici dentro al Tempio di Gerusalemme e quando offrivano un olocausto, che era il sacrificio più importante e più grosso che soffriva il Signore, quale animale sacrificavano? Il toro. L'olocausto era il sacrificio più grande, voi sapete che purtroppo l'olocausto è stato anche designato per indicare brutte cose che sono successe, cioè... Perché si chiamava olocausto? Perché olocausto significa tutto bruciato, cioè l'animale viene immolato e viene completamente consumato e non rimane niente. Cioè, mentre gli altri sacrifici venivano immolati e poi le carni immolate venivano consumate dai sacerdoti, no, l'olocausto veniva immolato e poi completamente bruciato. Allora c'è anche un'altra significazione di questo qui, no? Cioè il Gesù misericordioso chi è? È colui che si è completamente immolato per i nostri peccati, quindi non ha trattenuto più niente per sé, proprio si è dato completamente. Quindi si può sia intendere per il riferimento sacerdotale alla figura di Zaccaria, ma anche per evidenziare come il Gesù di Luca, questo è sacrosantissimo, è proprio colui che dà tutto, proprio si spende fino all'ultima goccia di sangue per noi. Quindi il toro. Ecco. Poi San Luca, chiaramente, stando appresso a San Paolo, e anche il suo Vangelo lo vedremo, no? Gesù è uno che cammina, certo ci sono 9 o 10 capitoli del lungo viaggio verso Gerusalemme dove si compie la sua missione, no? E Gesù però sta a te, evangelizza, è l'unico Vangelo San Luca che ci dice che ci sono due missioni, Gesù non manda soltanto i 12 a predicare, manda anche il primo gruppo dei discepoli, 72. Ce ne parla soltanto Luca, poi vedremo quando ci arriviamo, che ha significato, eccetera, eccetera, no? Ma San Luca è anche un teologo di primo piano, insomma, quindi ha una visione molto bella e molto chiara di Gesù. Il suo Vangelo è di 24 capitoli, quindi è il secondo in ordine di lunghezza, molto più lungo di quello di Marco, vi ricordate Marco ce ne aveva 16, più breve di quello di Matteo, che è il più lungo, che ce n'ha 28, ma più lungo di quello di Giovanni che ce ne ha 21 di capitoli, quindi è il secondo in ordine di lunghezza. Ok, che tipo di Gesù è quello di San Luca? Perché sapete, allora, abbiamo già visto un Gesù pieno di amore e di misericordia. Dove si vedono queste cose nel Vangelo di San Luca? Dai racconti che c'ha soltanto lui, per esempio la parabola del buon samaritano, la conosciamo più o meno, quasi tutti la conoscono, la parabola del buon samaritano, è esclusiva di San Luca. Ancora di più, chi è, conoscono quasi tutti, la parabola del figlio al prodigo, questo è un best seller, insomma, no? Chi è che ce la racconta? San Luca. Quindi il padre che da lontano manco lo vede,
si dimentica tutto, lo abbraccia, lo bacia, eccetera, eccetera, no? E poi chi è che ci narra che si è convertito il buon ladrone? Il buon ladrone è episodio raccontato solo da San Luca. Quindi basterebbero già questi tre per dare proprio un'immagine che il buon ladrone era un delinquente, eh? Cioè, capite? Cioè, quelli che stavano a fianco a Gesù non pensate che erano i ladruncoli, capito? I rubagalline, quelli erano criminali, d'accordo? Quindi la gente di Gesù si legge, insomma, che è stato annoverato tra i malfattori. Infatti quell'altro che poi è rimasto nelle sue cose era un delinquente, insomma, gli dice un sacco una sporta al nostro Signore, no? Quindi ecco. Poi Gesù che prega molto, nel Vangelo di Luca Gesù prega e fa pregare, come lo vedremo, molto nei momenti più decisivi della sua esistenza, lo vedremo. Spesso passano intere notti in preghiera, Luca si è informato tante volte, siccome durante tre anni di vita pubblica del giorno teneva che fa e pregava di notte, a volte ripeto notti intere. Prega per San Pietro prima della passione, questo in particolare vedremo. Simone, Simone, Satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché una volta ravveduto tu confermi tutti nella fede. Questo discorso di Gesù ce lo narra solo San Luca. Ha pregato per San Pietro prima ancora della passione, sapendo tutto quello che avrebbe fatto e pregando da prima che quando si riprendeva potesse svolgere la sua funzione di confermare i fratelli nella fede, no? Poi al Getsemani prega per tre volte e solo San Luca ci dice che ha sudato sangue per l'intensità della preghiera. Il sudore di sangue nel Getsemani è esclusivo di San Luca, ce lo dice soltanto lui. E esorta i discepoli a vegliare e pregare, però al Getsemani li trova che dormono e dice: Simone, dormi, vegliate e pregate per non entrare in tentazione, vegliate e pregate, vegliate e pregate. Questa è una, quindi Gesù fa le veglie e prega, quindi capite? Qui non ci stiamo inventando niente quando facciamo le veglie di preghiera, no? Quindi Gesù l'ha fatta prima di noi, quindi tutta la notte pure, quindi sta scritto nel Vangelo, quindi nessuno è obbligato a farlo, però insomma abbiamo anche la tradizione antichissima, sapete che adesso a parte gli scherzi, no? Nella chiesa, specialmente nei conventi, nei monasteri, c'è stata da sempre la tradizione della preghiera notturna o con le vigilie, quindi prolungando la preghiera. Voi capite che i monasteri hanno letto alle 8 la sera, quindi stanno a pregare fino a mezzanotte, sarà alle 4, era veglia, come quando noi pregavamo fino alle 3 che ci alzavamo alle 7, insomma, no? Oppure altre forme, tuttora vigenti in alcuni istituti abbastanza di stretta osservanza, che la notte si sveglia, la notte si interrompe il sonno, si scende in coro, si sta un'ora a pregare e poi si torna a dormire, no? Tutto quanto ripreso dal Gesù di San Luca, che è un grande uomo di preghiera. Poi un Gesù che insegna a pregare e il valore della preghiera. Per esempio si potrebbe costruire un ciclo di catechesi sulla preghiera soltanto col Vangelo di Luca. Per esempio stanno due parabole molto molto famose, che c'era il fariseo e il pubblicano, quindi quello che dice che è l'emblema di chi prega malamente e di chi prega santamente. Quello va lì e dice: ti ringrazio Signore che io non sono come tutti gli altri, prego tutti i giorni, faccio due digiuni a settimana, pago le decine, invece questo farabutto che sta qua dietro, invece il pubblicano stava lì tutto mortificato: Signore abbi pietà di me peccatore, no? E Gesù dice: quello ha pregato bene, non il fariseo. Oppure la vedova infortuna, altro episodio proprio di Luca. La vedova dice: fammi giustizia contro il mio avversario. Dice questo giudice: per togliersela di mezzo. Alla fine ha detto: che vuoi, di lì per spiegare il valore dell'insistenza nella preghiera, no? Sono tutte quante cose di Luca. E il Gesù di Luca è tanto misericordioso, dà tutto, però chiede tutto. Se vuoi diventare discepolo, se vuoi rimanere un fedele comune, state tranquillo, ma se vuoi seguire Gesù, nel Vangelo di Luca te la canta e te la suona proprio chiara, è terribile. Chiunque di voi non rinunzi a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. È di San Luca quel passo che qua adesso nella nuova traduzione hanno corretto un po', adattandola al significato reale, perché il testo che contiene un semitismo dice: chi viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, dice. Allora, tecnicamente quello è un semitismo, cioè non è che devi volere male, ma faut che dire, cioè tutti dietro rispetto a me,
adesso una nuova traduzione della Cesi, trova che chi viene a me e non mi ama più di quanto ama, che poi è il senso autentico, no? Però ecco, lì ti viene un cazzotto dietro lo stomaco, improvvisamente dice, si gira, c'era troppa gente che andava, dice, tutta, che è tutta sta gente qua, ma questi che sapete che c'è, cioè, io cioè, benvenuti, d'accordo, ma io vi do tutto, e io tutto per tutto, il Vangelo di Gesù di Luca è così, tutto per tutto. E quindi andiamo adesso a vedere ancora il Gesù di San Luca. Allora, ecco perché ho detto questo piace tanto a Papa Francesco. Un Gesù nemico dei soldi, Vangelo di Luca, quindi nemico, non potete servire Dio e il denaro. La parabola del ricco Epulone, per esempio, no? E del povero Lazzaro, quello che era ricco sfondato, sprezzante nei confronti di questo che dice che i cani gli andavano a leccare le piaghe. Gesù dice, quando sono morti, questo sta all'inferno e quell'altro sta in paradiso. Senza mezzi termini, stando nell'inferno tra i tormenti, d'accordo? Quindi, ecco, quindi chi fa un uso spregiudicato, egoistico della ricchezza, a posto tranquillo che se ne va dritto dall'inferno. Questo è quello che si è scritto nel Vangelo di Luca, insomma, no? E c'è anche la parabola dell'amministratore infedele, quello che dice, l'aveva cacciato al padrone, dice, ma adesso che faccio? Dice, senti un po', tu quanto mi devi, quanto devi al padrone? 80 barili, 50, tu 30, scrivi 10. E dice, procuratevi amici con la disonesta ricchezza, è stato un maggiore che abbiamo commentato la settimana scorsa, no? Dice, ci avete i soldi? Ecco, usateli bene, fate un po' d'elemosina, perché così fate qualche santo amico in purgatorio, perché se no, ecco, è il modo con cui si riscattano le ricchezze, no? Quindi questo è un tema molto approfondito nel Vangelo di Luca e Gesù è molto chiaro, d'accordo? Così come appunto nemico dei soldi, amico dei poveri, degli ultimi, degli scartati, insomma, no? Poi un Gesù accogliente verso le donne. Noi adesso non siamo in grado, perché adesso la donna, insomma, si trova abbastanza bene, pure troppo rispetto a qualche tempo fa, no? Anche se qualcuno ci sta ancora che si lamentano, vogliono gli altri diritti ancora per le donne, insomma, va bene, adesso non entriamo in queste questioni. Ma ai tempi di Gesù, attenzione, non è assolutamente conosciuto. Allora, per un rabbino, voi pensate come cambiano le cose, avere una donna come discepola era un disonore. Nessun, cioè, capite? Cioè, i grandi rabbini, tipo Gamaliele, ci erano andati degli apostoli, tipo Hillel, tipo Shammai, i grandi nomi, ci avevano tutti uomini al seguito. Cioè, per una donna era un onore che forse ti porta in sinagoga alla parte delle donne, di lontano, e tu puoi sentire, cioè, la religione è roba da uomini. Pensate adesso, no? Io ogni tanto chiappo gli uomini e dico, per gli ebrei questa cosa è ancora rimasta, perché se uno va dagli ebrei osservanti in Terra Santa è rimasto così, cioè loro hanno una capoccia che su questo, con il dovuto rispetto, insomma, certamente però ci hanno da insegnare alla nostra cultura, perché noi in Occidente, almeno in Italia, la religione è roba da donne, avete visto? Cioè, chi è che si occupa, la mamma. Invece il papà in chiesa non ce l'ha, è andato a perdere tempo presso, cioè la religione è, ma questo è inteso in senso dispregiativo tuttora adesso, capite? Quando è esattamente il contrario, cioè dici, Gesù si è appresso alle donne e te credi, dentro le parrocchie chi ci sta? Stanno soltanto le donne. A quei tempi era proprio uno scandalo pauroso, d'accordo? Spaventoso. E Luca le nomina proprio, dice, erano le discepole, nomina Maria di Magdala, no, Susanna, Giovanna, la moglie di addirittura di Cusa, amministratore di Erode, quindi un pezzo grosso della corte di Erode, era discepola di Gesù e Gesù se ne teneva. Quindi, proprio a chi piace il termine rivoluzionario, questa era una cosa completamente fuori del mondo. Quindi, e attenzione, questo fatto, come dire, aumenta gli argomenti. Voi sapete che la Madonna non è stata fatta prete da nostro Signore, capite? L'argomento più forte contro il sacerdozio delle donne, che non è essere contro, cioè semplicemente che Gesù non ha voluto,
e non dipendeva dal fatto, perché vedo qualcuno ci dice ma le donne non sono diventate preti perché a quei tempi erano emarginate, quindi figurate se... Nein, perché c'era Madonna e Gesù non c'era nessuna paura di sfide, cioè Gesù non è che, cioè, era buono, mite, tranquillo, ma Gesù, l'abbiamo visto l'anno scorso, avete visto, ricordate il Vangelo di Marco, cioè quelli stavano sempre con gli occhi puntati che non trasgrediva il sabato, e magari quelli dicevano lascia perdere, non lo fate, e lui faceva apposta di sabato, perché quel modo di intendere il sabato era un'aberrazione, e anche se sapeva che facendo questo avrebbe passato un sacco di guai, lo faceva lo stesso, d'accordo? Cioè i farisei ha cercato all'inizio di trattarli con dolcezza, con amore, e farglieli capire, ma dopodiché andò avanti per la sua strada. Non è che, cioè, non è che Gesù aveva paura di fare gesti, come dire, politicamente non corretti, li chiameremo oggi, quindi non ci avrebbe avuto nessunissimo problema. Se avesse voluto, se portava la Madonna, Maria di Magdala e qualcun altro a cenacolo nell'ultima cena, diceva pure a loro fate questo in memoria di me, e aveva finito il problema, ma non l'ha fatto, capite? Quindi non perché non fosse un rivoluzionario, ma perché la divina volontà ha voluto disporre in questo modo, quindi ha voluto che la donna avesse un altro compito, un'altra funzione, un altro carisma nella Chiesa e nella società civile. Quindi ecco il motivo fondamentale, no? Quindi le donne al seguito di Gesù, la peccatrice in casa di Simone il Fariseo, che la tradizione ha identificato con Maria di Magdala, questo è un episodio che racconta soltanto San Luca, ma è un episodio abbastanza sconvolgente, cioè noi oggi non è che ci rendiamo tanto bene conto. Questa entra dentro casa, si mette ai piedi di Gesù, comincia a piangere ai piedi di Gesù, li lava con le lacrime, li asciuga con i capelli, li comincia a baciare davanti a tutti. Quella fino a due giorni prima aveva fatto la donna di mondo, Gesù gli dice niente, il fariseo non c'è di, ma che non sta a fare? Oh, ma lo sai chi è questa? E attenzione, lo sai chi è questa? Fino a due giorni prima era vero, non è che era una calunnia, capito? Ma Gesù non, quindi non è che si faceva problemi per quanto riguarda queste cose, no? Abbiamo accennato il grande evangelizzatore, quindi Gesù parte e fa partire, come accennavo, è l'unico che manda non soltanto gli apostoli ma anche i 72 discepoli. Quindi Gesù vuole che i suoi predichino, d'accordo, annuncino. San Paolo, il Vangelo di San Paolo, sapete che si è fatto 3 viaggi apostolici, non si sa come ha fatto, si è percorsa mezza Europa conosciuta a piedi, sulle navi, racconta che ha fatto 5 volte il naufragio, quando racconta le sue cose ne ha fatti da tutti i colori, cioè proprio si è consumato per portare il Vangelo, insomma, in giro per mezza Europa. Quindi, e poi Gesù è il nuovo Adamo, vedremo la prossima volta la genealogia. Marco non ce l'aveva questa cosa, invece Matteo e Luca presentano l'albero genealogico di Gesù, soltanto che Matteo arriva fino ad Abramo e Luca risale fino ad Adamo. Quindi presenta Gesù come il nuovo Adamo. Perché? In che senso? Adamo, che era stato creato perfetto da Dio, ha rovinato il genere umano, torna Gesù e riporta il genere umano bello e ricreato come era Adamo prima di aver peccato, attraverso la redenzione, la misericordia, eccetera. Ok, detto questo, abbiamo quasi finito per oggi, Andiamo a vedere un attimo la struttura del Vangelo. Allora, la struttura del Vangelo c'è un prologo, che lo vedremo nella prossima slides, dove San Luca presenta un po' quello che ha fatto e l'ordine che segue, il perché e il come ha operato per scrivere il suo Vangelo. Dopodiché abbiamo 5 parti. Le origini, oppure i Vangeli dell'infanzia, questi vanno... Sono le 3 annunciazioni, sono 3 annunciazioni. Quando parliamo dell'annunciazione pensiamo subito giustamente all'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria, ma ce ne stanno altre 2 nel Vangelo di Luca, tutte fatte dagli angeli. Una, sempre l'Arcangelo Gabriele va da Zaccaria a dirgli che la moglie aspettava il grande precursore San Giovanni Battista, e vedremo che Zaccaria, a differenza della Madonna, non ci crede e rimane muto fino alla nascita di San Giovanni. Poi l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Madonna, e poi l'annunciazione degli angeli ai pastori. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, è nato nella città di Giuda un Salvatore, il Cristo Signore. Ce ne sono 3 di annunciazioni. L'episodio della visitazione, i Vangeli dell'infanzia, la vita nascosta di Gesù. Ci abbiamo l'episodio della presentazione al Tempio,
lo smarrimento, il ritrovamento di Gesù da dottore del Tempio, e poi quando ritrovano Gesù dice: Gesù visse nascosto, tornati a Nazareth, che stava loro sottomesso. C'è questo piccolo sommarietto che sintetizza il mistero, perché rimane un mistero, di quei lunghi anni che Gesù trascorse a Nazareth lavorando come figlio di famiglia in compagnia di Maria e di San Giuseppe. La seconda grande sezione è la preparazione al ministero pubblico. Comincia con la predicazione del Battista e finisce con le tentazioni, con il racconto delle tentazioni nel deserto. In questa sezione viene anche presentata la genealogia di Gesù. Poi una lunga sezione con il ministero di Gesù in Galilea, sono quasi 6 capitoli, da 4,14 a 9,50. Poi vedremo che a 9,51 Gesù si dirige decisamente, lo vedremo poi, verso Gerusalemme. Cioè lui è consapevole che a Gerusalemme lo devono uccidere, e proprio perché lo devono uccidere ci va con tutti i crismi, d'accordo? Perché vuole compiere la missione per cui è venuto, cioè salvare il genere umano, far scendere la misericordia di Dio sul genere umano. Infine il ministero a Gerusalemme, gli ultimi giorni di Gesù dopo l'ingresso messianico in Gerusalemme, la passione, la morte e la risurrezione. Poi vedremo anche di questi racconti cosa c'è di esclusivo San Luca. Adesso, prima di vedere l'ultima slide, dobbiamo andare a leggere insieme il prologo. Dunque, quale Bibbia prendiamo? Ci vedete? O ci vedete poco? Cerco di ingrandire un po', I primi 4 versetti. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Questo è il prologo. Qui c'è tutto quanto il programma di Luca. Allora, andiamo a sviscerarlo parolina per parolina. Allora, cosa dice San Luca? Poiché molti hanno messo mano, quindi ci fa capire che c'era in giro, come accennavo, un sacco di roba, molto probabilmente già i primi 2 Vangeli canonici, ma anche molta altra roba. Per cui San Luca, vedendo queste cose in giro, poiché molti hanno messo mano, qui bisogna mettere un po' d'ordine, ci metto mano pure io. E che cosa devo raccontarti? Attenzione, gli avvenimenti successi tra noi, non le favole, i fatti, le cose che sono accadute e che ci sono state trasmesse. Quindi la trasmissione vuol dire la tradizione orale, d'accordo? Io le ho sentite con le orecchie mie. Da chi? Da chi le ha visti con gli occhi suoi? Da chi? Dai testimoni oculari, oculari, cioè da quelli che erano visti, quelli che sono stati, che erano visti, che erano visti di cosa andare cose fin dal principio. Io ho fatto, vedete, ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi. Quindi ho voluto fare, capite? Quindi quando scrive, cioè per esempio tutti quanti i racconti dell'infanzia dettagliati, per esempio il Magnificat, cioè lui racconta quello che ha detto la Madonna, dice. Gli esegeti quasi cominciano, dice, il Magnificat assomiglia al Cantico di Anna nell'Antico Testamento, tutte queste cose qui, no? Ma se questo ti dice che ha fatto ricerche accurate su ogni circostanza, che andarono dei testimoni oculari, ma secondo voi come ha fatto a sapere il Magnificat? È andato a trovare la Madonna, cioè è la soluzione. La Madonna era viva, la Madonna era ancora viva. La Madonna è stata per almeno altri 20-25 anni dopo l'ascensione al cielo di Gesù,
cioè viveva con San Giovanni, quindi non era tanto difficile trovare la Madonna. Cioè sappiamo che San Paolo è andato a Gerusalemme più di qualche volta, conosceva San Pietro, sono stati San Pietro, San Giacomo e proprio San Giovanni a dargli il mandato di andare a tutte le genti. Quindi se Luca, che era il suo segretario, il suo braccio destro, vuole scrivere il Vangelo, dice: se posso sapere com'è nato Gesù, chiama San Giovanni, dice: guarda, vieni qua, io e la Madonna viviamo qua, vieni a fare, prende in te e facciamo due chiacchiere, insomma, no? Quindi se questo fa un resoconto ordinato, vuol dire che tutte quante le cose che scrive le ha verificate, le ha documentate, aveva proprio questo intento, proprio per fare un po' di pulizia in mezzo, ed ecco perché questo è diventato un Vangelo canonico e gli altri sono rimasti Vangeli apocrifi, d'accordo? Perché quello che scrive è doc al 100%. Quindi un resoconto dettagliato, particolareggiato, quindi per quanto possibile, quindi appunto con tutti quanti una serie di particolari che ho potuto appurare perché sono andato a fare, capite? Era uno di quelli, oggi lo chiameremmo pignolo, preciso, ecco, d'accordo? Ho deciso di fare un resoconto ordinato a te, illustre Teofilo. Qua, chi è so benedetto Teofilo, non vi dico tutte le ipotesi che state fatte, no? Allora, potrebbe anche essere un nome in greco, Teofilo significa, Teos significa Dio, Filos significa amico, significa, chi è Teofilo? Amico di Dio, è uno che vuole conoscere il Signore, è uno interessato, capite? Quindi già se fosse una interpretazione di questo genere, fa capire, queste cose sono dirette a chi c'ha il cuore disposto ad accoglierle, capite? E appunto, scrivendo ai pagani, i pagani convertiti erano grandi teofili, insomma, perché sono passati dalle stalle alle stelle, quindi hanno aperto le orecchie, hanno accolto volentieri una cosa che per loro era completamente nuova, cioè i pagani erano politeisti, erano viziosi, insomma, proprio lontani dalla vita divina, no? Quindi potrebbe essere questo, potrebbe essere, chi dice un personaggio storico, dice veramente un personaggio insigne. Io personalmente sono più incline un po' a pensare a una, come dire, a una lettura un po' simbolica come di questo nome, insomma, che sembra. Ecco. Poi l'ultimo fine, perché fa tutte queste cose? Perché te non ho fatto questo resoconto dettagliato? Perché tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti ricevuti. Qui, vedete, abbiamo un terreno sicuro, tranquillo. Cioè, stai tranquillo che quello che leggerai si fonda sui testimoni oculari, sui fatti realmente successi, e quindi se tu poggi la fede su quello che leggerai, poi sta tranquillo che è posta su fondamenti solidi, non su fantasie, non su cose strane, non su leggende o roba di questo genere. E questo è l'intento del Vangelo di Luca. E poi dalla prossima volta cominceremo bene ad approfondire meglio, e a partire appunto, come accennavo, dai Vangeli dell'infanzia, che ci rivediamo tutti la prossima volta. Le tre annunciazioni e tutti quanti gli episodi della vita di Gesù bambino, così facciamo un grande Natale e ci prepariamo bene a questo importante appuntamento. Per oggi possiamo fermarci. Facciamo un gloria al Padre, se qualcuno poi dopo il gloria al Padre vuole fare qualche domanda, può farlo tranquillamente. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.